Buon pomeriggio a tutti, sono Davide Marone, benvenuti a questo appuntamento col Trade News dedicato alla conferenza stampa della Banca Centrale Europea e quindi alle parole di Draghi. Allora, come sapete, la decisione è stata di lasciare il corridoio dei tassi invariato, quindi meno 0,10 per il tasso di deposito, 0,15 per il tasso di rifinanziamento principale, 0,40 per il tasso di rifinanziamento marginale. Qui vedete un layout molto essenziale, tenendoci a sinistra il nostro euro-dollaro, a destra in alto il DAX, secondo me i due benchmark più importanti, e poi ci teniamo in basso a destra, naturalmente, adesso vedete l'euro-yeno e eventualmente qualunque altro strumento volessimo monitorare. Lo sapete, a livello logistico ci organizziamo in modo che io possa alternare delle fasi in cui discuto ad altre in cui ascolto la conferenza stampa. Dal sito della Banca Centrale Europea, per la verità, c'è qualche problema. Ad ogni modo, sta iniziando la conferenza stampa, vediamo di a prenderne i significati. Allora, intanto l'euro-dollaro l'abbiamo già ripartiti, già abbiamo ribadito i livelli sia questa mattina sia ribaditi sul forum. La situazione praticamente è stata molto, molto, diciamo, poco volatile questa mattina. Abbiamo avuto conferme dei punti di resistenza qui attorno a 1,3375 che vedete ci hanno consentito delle prime vendite. Idem sul DAX, dove vedete abbiamo avuto praticamente l'area di 9.130-9.140 punti che ha sostanzialmente tenuto. Volendo guardare anche l'euro yen, anche qui l'ottimo retest di area 137, le ripartenze che sono avvenute e si sono per il momento proprio bloccate sul pivot daily a 136,60. Intanto Draghi sta facendo la classica introduzione parlando di aspettative ancora a ribasso per l'inflazione. Intanto stiamo a monitorare l'1,3355 che se dovesse cedere potrebbe portarci ai minimi visti ieri a 1,3330, perciò grande attenzione che già i primi flussi stanno arrivando, andiamo a prenderlo su un 15 minuti, andiamo tutti a spostarsi su 15 minuti, salvo poi monitorare addirittura i pullback sui 5 minuti e perché no sul minuto. Allora, anzi, io direi di portarci proprio vista la volatilità dei primi minuti sul minuto per quello che riguarda l'euro-dollaro. Siamo sul grafico, allora, siamo sul grafico a un minuto. Eccolo qui, quindi la prima fiammata al ribasso. Pullback, vedete, 1,3355. Attenzione perché potremmo ripartire da questi punti proprio andando a rivedere i punti di minimo. Intanto ho ancora problemi al sito della ECB. La sto ascoltando da un altro network. Datemi un minuto, in modo da riuscire a cogliere, quanto Draghi sta pronunciando. Intanto vedete che non ci sono stati i pullback che attendavamo e quindi attenzione, come al solito non entriamo a rottura dei livelli in queste situazioni. Vedete che stiamo tornando su. Quindi potrebbe essere tipicamente una pulizia di stop e ripartenza a rialzo. Prematuro per dirlo, ma abbiamo visto che i pullback di brevissimo per il momento non sono andati a buon fine. Ok, adesso sta andando un po' più nel dettaglio, dopo aver detto, insomma, le aspettative sull'inflazione e così via. Intanto guardate il DAX che è proprio di nuovo, ragazzi, l'orientamento short, di nuovo sulle resistenze, il DAX è ancora lì che ci consente dei punti di vendita. L'impostazione generale non cambia. Sull'euro yen siamo in congestione, aspettiamo degli eventuali strappi. Vedete come
sia, guardate la reazione anche dell'euro-yen proprio sull'inizio della conferenza stampa. Quindi, come sempre, raccomando di essere molto cauti quando si lavora prima della news, perché si incorre in movimenti che possono andare a pulire gli stop in primo luogo, e soprattutto si può soffrire di quella tipica volatilità che non ci garantisce un'esecuzione ottimale del prezzo. Per cui l'ideale è sempre quella di andare a vedere che tipo, se chiaramente c'è un tipo di direzione, va a prendere il mercato. Per il momento per me nulla è cambiato, i primi tentativi sotto 1,3355 non sono ancora andati a buon fine, vediamo se riusciamo a rompere quel livello per puntare ai minimi visti ieri. Intanto Draghi ha detto una cosa non da poco, ha detto tra le righe che si sono intensificati i lavori preparatori per eventuali acquisti di asset-backed securities, in buona sostanza QE, quindi attenzione perché questo ha portato alla prima reazione ribassista, ma evidentemente ancora probabilmente si aspettano dei dettagli ulteriori per una reazione che sia direzionale. Per il momento ragazzi, assolutamente ci siamo stati flat, abbiamo fatto la scelta migliore perché siamo al punto di partenza. I tassi rimarranno bassi a lungo, evidentemente. DAX resta l'impostazione short, euro-yen segue a stretto giro di posta l'euro-dollaro, per cui chiaramente indicativo. Vediamo se il Bund ha qualche particolare reazione, portiamoci sul 15 minuti del Bund, che può essere un altro strumento interessato, però anche qui la reazione per il momento è poco volatile. Intanto l'euro, vedete, sta provando a testare i punti attorno a 1,3375 che stamattina ci hanno fatto da ottimo driver in senso ribassista. Quindi ancora una volta lavoriamo sulle eventuali soglie, ma mai sul primo movimento perché può essere quello di pulizia di stop. Spero che nessuno di voi sia in corso in questo tipo di dinamica, della quale sempre, insomma, tentiamo di mettervi in guardia. Ancora parole abbastanza di rito per Draghi, che sta parlando delle aspettative sull'inflazione e delle previsioni che naturalmente sono ancora basse da qui ai prossimi anni, e questo naturalmente dovrebbe allarmarci, ma ormai direi che è diventato una sorta di dato di fatto. Allora, vediamo se fornisce, secondo me sta per finire e poi inizieranno le domande. Intanto finché il prezzo è lì siamo, diciamo, relativamente tranquilli. Per il momento avete visto, ha pulito. Vediamo sui 5 minuti se riusciamo a vedere qualcosa di più chiaro. Dubito, però andiamo a vederlo. Vedete ancora fondamentalmente, guardate questa candela su 5 minuti, come abbia pulito tutta una serie di stop entry sotto il livello di supporto, e come di fatto per chi chiaramente fosse in posizione, sia stato se non buttato fuori dal mercato, ma comunque colpito ed evidentemente adesso in situazione di sofferenza. Per cui guardiamo all'area di 33,75-33,80, laddove di questo si dovrebbe essere trattato di un assorbimento delle offerte, quindi di potenzialità di rottura del sistema. Ma ancora non ve ne sono esentori, e anche se ci fossero dovremmo attendere la medesima dinamica di conferma. Sta rivendicando diciamo, la bontà della politica economica adottate dai paesi europei in quanto rivolte verso la crescita. Intanto, ragazzi, attenzione, stiamo provando le rotture dei massimi intraday. Vedete, siamo andati proprio a prendere precisamente l'1,3380. Ma ancora, ripeto, è tutto piuttosto prematuro.
È tutto assolutamente prematuro. Lavorare anche sulla rottura adesso potrebbe rivelarsi rischioso. L'idea naturalmente che va a prevalere è quella, ma la volatilità di questi attimi ci comunque deve consentire di essere il più cauti possibile. Vedete che si è bloccato sulla resistenza e adesso va. Però io potrei aspettarmi delle rotture, ripeto, rotture che ci possono permettere di sfruttare il movimento eventualmente a rialzo, che sarebbe secondo me meno fallace di quello visto a ribasso. Ad ogni modo, a livello metodologico, almeno nel brevissimo, io attenderei comunque un ritracciamento a conferma. Intanto ho l'audio di Draghi nelle orecchie, parlo con voi, quindi mi si sta creando un cortocircuito udito-voce, ma riesco per ora a gestirlo. Lasciatemi un attimo ascoltare Draghi ancora. Intanto ragazzi stiamo tentando rotture a rialzo, attenzione, ripeto, mi aspetto questa rottura più veritiera di quella vista poc'anzi al ribasso, ma attenzione a sposare una view rialzista se non a delle conferme tecniche, quindi io mi aspetto, possiamo tornare sul minuto, qualcosa di più chiaro anche grazie magari a quello che può essere l'ausilio di un'eventuale media, per il momento è distante, però potremo vedere i primi crossover rialzisti e poi sfruttare proprio la media 21 a un minuto per capire dove e se entrare. Intanto il DAX è molto bello perché non ha sofferto di grande volatilità, ha confermato la view short su questi punti, quindi ancora restiamo assolutamente di questo avviso. Intanto sì, parole molto, molto di rito. Allora, adesso iniziano le domande, probabilmente qui ci sarà qualcosa di più interessante. Fondamentalmente dal punto di vista delle decisioni, ragazzi, totale wait and see, totale stallo. Allora, è stato chiesto delle tensioni internazionali, le relazioni tra la politica monetaria e quest'ultima. Intanto vedete, anche questi tentativi di rottura a rialzo per ora non sono definitivi, quindi ragazzi, ci stiamo muovendo su e giù nella congestione di cui tenevamo conto, ma assolutamente qui segnali chiari a livello operativo non abbiamo avuto. Ritorni sopra 1,33,80, allora potrebbero incominciare a farci essere ben più confidenti, quindi potremmo pensare di lavorare su strappi del sistema. Addirittura vedete qui sul minuto una divergenza regolare ribassista molto sporca e soprattutto non bella, per cui è solo vagamente indicativa. Attenzione però a questo livello di brevissimo che se dovesse contenere il prezzo a tre quarti potrebbe riconsentire dei superamenti 80 che potrebbero essere discreti verso l'area di 1,34, 1,33,95. Ma ripeto, qui secondo me ogni operatività e rottura di livelli si per ora era soprattutto quella a ribasso molto molto fallace e come ricorderete vi ho suggerito di non andare a mettersi in quel mare in tempesta. Sul 5 minuti ovviamente non abbiamo grandi indicazioni, ripeto, qui proprio si vede una caccia importante a questi stop qui sotto 1,33 e 55.
che proprio tecnicamente ci forniscono un potenziale segnale long, che però, ribadisco, non è assolutamente di per sé sufficiente, soprattutto in fasi in cui chiaramente i movimenti sono per lo più confusi e non dettati da pure logiche di analisi tecnica. Quindi c'è grande volatilità, grande erraticità nel grafico. Intanto siamo ancora lì dentro, stiamo ancora in quest'ottica. Draghi sta ancora dicendo che le ricadute dai rischi geopolitici vengono monitorate con attenzione a Francoforte, anche sulla questione del cambio euro. Stiamo tentando intanto, ragazzi, di nuovo sopra 1,3380. Qui più sotto di così non possiamo andare come time frame, però ripeto, questo fascio di medie e la potenzialità di orientamento a rialzo proprio della 21 e dei vari incroci incominciano a supportare la potenziale via rialzista, quindi guardiamo a strappi a rialzo, breakout a rialzo, sicuramente più tecnici di quelli che si hanno subito sulla news, ovvero quello che abbiamo visto a ribasso, che in buona sostanza poi, ripeto, spero non sia il vostro caso, è andata a pulire degli stop. Guardate qui la reazione, insomma, veramente tipica delle grandi news, anche se questa volta meno motivata di altre volte. Intanto stiamo tentando delle rotture, quindi l'idea long sopra 3380 è un'idea che, ripeto, con questo secondo tentativo, secondo me, può essere buona, per cui attenzione. Tecnicamente abbiamo già raggiunto un massimo più elevato, per cui anche se di pochissimo conto, ripeto, restiamo con l'ottica di break a rialzo sopra 1,3380. Naturalmente ai primi 10-12 pips di eventuale gain, l'idea è quella di lavorare con stop in pari, perché siamo in un contesto veramente, per così dire, di tempestoso, quindi di forte volatilità, anche se ne abbiamo visti di peggio, in tutta franchezza. Allora, gli ha chiesto del rischio geopolitico questo giornalista, ma gli ha chiesto anche dell'acquisto di asset-backed securities, cioè riferimento al QE. Quindi la seconda risposta potrebbe rivelarsi abbastanza interessante. Intanto vedete, siamo lì, i tentativi di rottura ancora non vanno a palesarsi, ci sono dei rientri, ma qui siamo sul minuto. Ancora, vediamo se qui le medie possono iniziare a darci una mano, però vedete, una reazione scarsamente direzionale, stiamo entrando quasi in una sorta di congestione con base a 33,75 e floor, scusate, e cap qui a 33,80. Eccolo qui, vediamo se i tentativi a rialzo si rivelano non definitivi, chiaramente una parola non legata a un contesto di breve, ma quantomeno importanti e veritieri. Comunque resta quella la view che dobbiamo privilegiare in questo momento. Ecco qui, attenzione, molto bene, perfetto, perfetto. Ok, nuovi massimi, ok, idea di andare vedete, a prendere qui i massimi sopra 90 ed è il primo punto per lavorare a stop in pari. Quindi se siamo entrati long, ragazzi, stiamo pronti, training stop in pari, perché a 33,90 sono le resistenze sui massimi precedenti, però l'idea è quella di vedere estensioni del movimento dopo la pulizia degli stop al ribasso.
Intanto ascolto un attimo Draghi sulla seconda risposta. Draghi ha detto che c'è unanimità nell'utilizzare strumenti non convenzionali. Intanto stiamo rientrando, vediamo se si tratta ancora una volta di un ennesimo tentativo di confusione e di ritracciamento. Però vedete ragazzi, guardate la media 21 come incomincia a dirci qualcosa di più. Ha fatto dei crossover rialzisti con media 100, media 200, in qualche modo ha già effettuato un primo test, i massimi sono cresciuti, potrebbe essere questo un secondo test ed eventualmente nuovi punti di massimo. Attenzione perché la view rialzista è ancora quella dal mio punto di vista da privilegiare. Vediamo se va ancora a pulire un po' di offerta. Draghi sta ribadendo sul discorso del programma di acquisto di ABS e ribadisce che naturalmente la BCE è a lavoro per l'eventuale implementazione di questo programma, chiaramente a fronte di un ulteriore deteriorarsi della situazione. Intanto ragazzi, stiamo avendo delle buone conferme long, vedete, ci sta facendo penare, ma guardate la media 21 sul grafico a minuto, come è andato a ritestare, quindi doppia pin lì sulla 21. E possibilità adesso di vedere questi benedetti nuovi massimi che, ripeto, ci possono permettere, se siamo entrati long a 33,80, di lavorare con più tranquillità e di quantomeno poter mettere lo stop in pari. Stiamo a vedere, i segnali anche qui sul minuto ci sono, ecco qui nuovi massimi, molto bene. Vediamo se riesce ad allungare, questo è anche il mio auspicio, perché la view che, ripeto, dopo la pulizia di stop a ribasso era quella da sposare, secondo me era quella rialzista, le rotture sopra 33,80 con gran fatica, ma stanno avvenendo. Vedete, si fa molta fatica. Intanto il DAX, vedete, non è cambiato sostanzialmente, qui le indicazioni short le abbiamo viste sul grafico orario, erano quelle che, vedete, permanevano, quindi ancora i massimi visti ieri che contengono il prezzo, non c'è grande volatilità, potrebbe incrementarsi con l'ingresso degli operatori americani, quindi poi avremo modo di seguirlo insieme, però vedete anche qui, andando anche sui 5 minuti, insomma, non abbiamo mai avuto grosse smentite della tenuta di questi punti, vedete, minimi e massimi decrescenti, candele anche ad ampio, vedete,
ad ampio body, per cui assolutamente l'idea è di andare a riprendere, vedete l'area di 9.085, che è il livello mediano prima dei minimi a 9.035. L'euro yen chiaramente, vedete, segue l'euro dollaro, anzi scusate, questo è il Bund, ma l'euro dollaro, l'euro yen presumo che abbia un grafico in questo momento molto simile, perché non ci sono stati altri movimenti di rilievo. Il Bund è ancora tornato a rialzo, ma non sta mostrando grandissima reattività rispetto al suo contesto originale. Il Bund l'abbiamo studiato in questi giorni, ha presentato dopo un eventuale pattern ribassista invece la conferma del trend, è proprio da grafico daily delle conferme rialziste, qui restiamo di questo avviso. Eccolo qui l'euro yen, vedete come dicevamo un euro yen visto a rialzo. Guardiamo l'oro che è assolutamente intrappolato dentro la sua figura di congestione. Intanto ragazzi, molto bene, siamo arrivati sui massimi, perciò stop in pari sull'euro-dollaro. Con grande fatica, ma ce l'abbiamo fatta a vedere questo allungo importante proprio per lavorare a stop in pari. Adesso subito reazioni di chi nel brevissimo sta già vendendo. Vedete, veramente grande volatilità e di fatto mancanza di una forza precisa del mercato, però siamo arrivati alla soglia dei 90-92, che era quella che ci eravamo prefissati sulla rottura di 80 per lavorare a stop in pari, anche se vedete già le flessioni sono importanti, però quantomeno abbiamo limitato il rischio. Ascolto un attimo anche la domanda di questa giornalista, che è una di quelle super presenti. Allora, qui sul minuto tecnicamente è quasi un pattern di engulfing, per cui quasi suggerirebbe inversioni veloci. Chiaramente io le prendo sempre sul minuto con le pinze i pattern di prezzo su un grafico come quello a un minuto. Intanto però la media 21, vedete ragazzi, ci ha aiutato e ci potrebbe ancora aiutare nell'ipotesi, ripeto, di una prosecuzione di questa direzionalità e quindi dal fornirci dei punti tecnici di supporto dinamico per ripartire. Ok, qui la view rialzista dal mio punto di vista non ha grande luogo di essere. Intanto guardate il DAX, molto bello, finalmente è arrivato sul primo livello a 9.085, molto bene. Qui ho l'oro ancora intrappolato nella sua figura bandiera, ma sostanzialmente qui l'abbiamo detto anche stamattina, ci aspettiamo rotture sopra 1.310 per avvalorare il quadro long. Vediamo il nostro FTSE MIB ancora in discesa, nuovi minimi, anche qui molto bella l'area del pivot daily per consentire nuove vendite, indici molto molto tecnici ragazzi, molto molto tecnici. Intanto l'euro-dollaro vedete è rientrato sul punto di rottura, per chi avesse messo stop in pari naturalmente qui l'operatività è andata fermandosi, per chi fosse più aggressivo lavorando sul test della media 21 a minuto, vediamo se da qui il grafico può ripartire, ma sono movimenti abbastanza balordi, nel senso che il break a rialzo è stato molto sofferto, anche se ha fatto quanto ci aspettavamo, il raggiungimento dei massimi precedenti, movimento rientrato, però ripeto, se siamo stati un po' aggressivi, qui possiamo confidare sul test della 21 e ripartenza. Stiamo a vedere, per chi si fosse stoppato in pari, ragazzi, almeno abbiamo fatto un'operazione, non abbiamo perso, e questo spesso nel trading è quasi più importante. Vediamo adesso se riparte proprio da questi punti.
Allora, sta parlando adesso della dinamica del credito, della riattivazione del credito, delle misure di TLTRO che ha annunciato a giugno. Non ci sono grandi novità. Intanto, tornando al punto tecnico, vedete, siamo andati al pullback di 33,80, non abbiamo al momento grandi segnali di possibile ripartenza, vedete un'operatività un po' balorda, però privilegiando la view long, ripeto, abbiamo colto un movimento, chiaramente movimento che non è andato a estendersi con questo repentino riassorbimento, qui con questo engulfing sul minuto. Attenzione però, perché questa, anche se si tratta di un grafico a minuto, è una confluenza grafica che può risentire delle partenze. Vediamo se su 5 minuti riusciamo ad avere qualche indicazione ulteriore. Ovviamente non mi aspetto granché. Vedete, guardate la reazione dell'euro-dollaro, sia a ribasso che a rialzo. Quindi veramente non facile questa volta da interpretare la reazione del cambio rispetto a questo evento. Guardate, ci siamo mossi da un range praticamente da 33 a 90, a 92 a 33,50, quindi 40 pips, salvo però chiaramente con una dinamica che è stato tutt'altro che lineare. Andiamo ancora, scusate, il 15 minuti, andiamo a prenderlo sul 5. Vedete, qui anche qui sono evidenziate le rotture a rialzo e veloci riassorbimenti. Siamo su un punto adesso che o si riparte oppure il movimento potrebbe rientrare in range. Vedete, anche sul minuto la 21 ha ceduto. Verosimilmente qui si potrebbe rientrare in range sotto già 33 e tre quarti. Chiaramente, come rapporto rischio-rendimento, mi troverei in azzardo a operare short da questi punti, però se dovessimo di nuovo andare sotto 33,75, l'idea di andare a rivendere e di sfruttare di nuovo il rientro in range, secondo me non è così malvagio, se proprio si vuole operare. Secondo me, dopo una reazione del genere, è bene, anche se abbiamo già operato, lavorare per un riassestamento della situazione, perché è tutt'altro che chiaro, magari aspettando anche di leggerlo meglio in chiave di lettura oraria. Intanto il DAX molto bene a target, perfetto, e il FTSE confermata la view ribassista, anche sul 15 minuti del FTSE si vedeva piuttosto bene, vedete? Congestione media 21, idea ancora short sul pivot daily. Intanto ascolto un'altra domanda, ma vediamo se poi non ci sono grandissime novità, possiamo anche interrompere qui questo appuntamento. Datemi un attimo per ascoltare la domanda. Allora, no, non sono troppo interessanti le tematiche della domanda, parla delle eventuali delle politiche fiscali e delle misure adottate dai vari paesi, temi che sostanzialmente non vanno a scaldare particolarmente il prezzo. Allora, qui quello che mi sento di dire, intanto magari abbasso l'audio della BCE, che sto veramente impazzendo tra il parlare ed avere l'audio nelle cuffie. Eccoci qua, allora. Dicevamo, a livello operativo, l'idea è quella di, naturalmente, in questo momento, se non si è entrati al mercato, di avere un chiarimento della situazione. Innanzitutto guardiamo il grafico orario e guardiamo, vedete, tutto quello che ha caratterizzato questa price action, quindi fondamentalmente il raggiungimento dei massimi, ok, dei massimi che abbiamo visto in buona sostanza questa notte, quindi con l'allungo proprio che c'è stato nella nottata, chiaramente massimi lievemente sporcati, la rottura dei livelli che prima erano importanti, i livelli precedenti attorno a 80, così come la rottura, l'avete visto, sotto il pivot daily e soprattutto sotto qui il livello che guardavamo ieri, 33,55, per pulire il mercato e per andare a riprendere. Quindi una reazione che sostanzialmente è stata a più, insomma, dalle numerose sfaccettature.
Il 15 minuti ancora non ci consente, vedete, anch'esso di andare a chiarire il quadro tecnico. L'idea che si possa tornare sopra 80 per andare effettivamente a dare luogo al movimento rialzista è un'idea che, vista la dinamica del prezzo anche nel breve, ci può ancora stare. Io, francamente, in uno scenario come questo, in cui, ripeto, anche al trascorrere del tempo non è andata a definirsi un orizzonte direzionale, secondo me, in questo momento conviene, ripeto, starne in qualche modo fuori e vedere effettivamente questa candela che è andata a pulire sopra e sotto come possa darci indicazioni proprio anche magari con l'arrivo della liquidità americana. Qui sul minuto stiamo avendo delle leggere inversioni caratterizzate dalla tenuta delle medie qui a 100 e 200 e da una, vedete, velatissima divergenza inversa rialzista. Per cui sarei propenso a ritenere che nuovamente sopra 33,80 dei movimenti di allungo ci possano essere, però vedete come di fatto l'1,3390 abbia confermato la sua valenza come punto di resistenza, per cui evidentemente è lì che dovremo andare a cercare un eventuale tipo di operatività piuttosto che questo livello in cui comunque già gli ordini sono scattati, quindi un livello che a livello di prezzi battuti naturalmente adesso acquisisce una valenza inferiore. L'unica indicazione che siamo riusciti a dare è proprio quella di un acquisto in rottura di 33,80 per stop in pari a 33,90. Diciamo che è partita l'operazione, salvo poi, vedete, dopo lo stop in pari essere completamente riassorbita, ma ribadisco, quando lavoriamo a mercato e facciamo un'operazione che comunque non ci conduce alla perdita, in tanti casi, soprattutto in questo che va a essere evidentemente un caso legato alla news e quindi estremamente volatile, è sicuramente un buon risultato. Intanto, vedete, siamo lì di nuovo sopra 33,80, chiaramente per i più accaniti l'idea di rientrare long privilegiando un quadro rialzista non è del tutto sbagliata, ma dal punto di vista metodologico a me non fa impazzire, ripeto, l'unico movimento chiaro poteva essere quello rottura, poi non è stato particolarmente chiaro, ma qui la media 21 sul minuto ha incominciato a darci qualche elemento perché ha fatto dei crossover rialzisti, ha cominciato a costituire un buon punto di supporto dinamico, ma tolto quello adesso vedo veramente, veramente poco altro, per cui, ripeto, la commentiamo sul forum durante l'arco del pomeriggio, ma dal mio punto di vista qui l'operatività a queste condizioni non è tra le migliori. Il DAX ci è piaciuto molto di più perché le indicazioni di vendita sulle resistenze ci hanno dato buone conferme e sono andate, vedete, quasi precisamente al 9085, anche qui avete visto repentine le riprese nella parte mediana del range, quindi un mercato che non intende rompere in maniera importante i livelli tecnici, in qualche modo andando a proprio di fatto portare a privilegiare delle view di range. Qui per assurdo, se avessimo venduto semplicemente la resistenza e poi ricomprato il supporto, chiaramente saremmo stati dal lato del profit su entrambe le situazioni. Togliendo il secondo caso, che era secondo me molto più opinabile, però nel primo, sulla tenuta di questi punti, dati i quadri tecnici 4 ore orario, secondo me l'idea poteva assolutamente, doveva anzi sussistere se operavamo appunto sul DAX. Idem sul FTSE, lo vedete qui in 15 minuti, ma qui dal 15 minuti al 4 ore le indicazioni erano ancora short, proprio in area pivot daily, e qui già buoni salti di quasi 300 punti in intraday li abbiamo fatti e non sono assolutamente pochi. Intanto ragazzi, facciamo così. Io direi che ho anche riattivato lievemente l'audio di Draghi, ma fondamentalmente, ripeto, si continua a procedere su dei binari che hanno una rilevanza secondo me marginale per quello che riguarda il mercato. Intanto guardiamo l'euro-dollaro che ci sta andando a riprovare. Ripeto, i più aggressivi sarebbero rientrati sopra un 33,80. Io francamente, per una questione di disciplina, non contemplo questo approccio, però l'idea long è chiaramente quella che è andata a permanere, l'abbiamo detto,
proprio per come è andata a svilupparsi anche la press action su un time frame così ridotto. Io mi sposto da questa postazione a quella del forum, per cui se ci fossero domande, quesiti, commenti e quant'altro, possiamo farli insieme in quella sede. Io intanto vi ringrazio per esservi collegati, per l'interesse. L'appuntamento con il webinar naturalmente è domattina, la classica ora, alle 9:30, dove avremo modo eventualmente di commentare tutte le reazioni e di spiegare, ripeto, quanto accaduto oggi per delineare lo scenario. Vi ringrazio ragazzi, vi auguro una buona serata e un buon tempo.